Buongiorno Alexei. Buongiorno Anastasia. Tutto Come sta? bene? Tu? Sì, anch'io sto benissimo. Grazie per la disponibilità. Io direi di aspettare un paio di minuti Ok. e poi iniziamo. Noi siamo stati puntuali. Buongiorno Sara. Buongiorno Giusy. Per adesso abbiamo i commenti Buongiorno. accesi. E magari li teniamo accesi per un po' e poi li spegniamo. Buongiorno Va Chiara, benissimo. Erika. Alexei. Sì. Facciamo così, che prima spengo i commenti e poi le faccio tutte le domande, va bene? Allora, e Bene. per adesso, buongiorno Olga, buongiorno Livan, Marcia, Maria Cristina, Castroiana, ok. Allora, cari nostri yogi, astro yogi, per adesso scegliamo di togliere i commenti in modo che non vadano sulla faccia di Alexei e vi daremo la possibilità di esprimervi appena affrontiamo le tematiche principali e quindi magari nella seconda metà del nostro incontro accenderemo i commenti e risponderemo a tutte le domande. Ok? Intanto si spengono i commenti qua. Ok. Buongiorno Alexei. Buongiorno, buongiorno Anastasia. Lei chi è? Chi è? Che cosa Allora, fa nella vita di bello? beh, io sono un viaggiatore, come si dice, no? C'è questo proverbio che noi siamo come viaggiatori che siamo nello stesso aeroporto, ma qualcuno viene da un paese, qualcuno dall'altro paese. Quindi adesso siamo qui nell'aeroporto che aspettiamo il nostro volo. Ma ognuno decide dove andare, in su o in giù. Quindi io sono uno di quelli. Mi chiamo Vorobiov Alexei, sono un astrologo vedico e faccio le pratiche spirituali. Ho vissuto come un monaco per 7 anni nei vari monasteri dell'India, della Russia, dell'America, Inghilterra, in vari paesi. E adesso sto a Roma. Che fortuna! Sì, continuo a fare il mio viaggio, siamo tutti rinchiusi, ma diciamo ognuno prende il massimo vantaggio da quello che può. Grazie. Ha detto che lei è un astrologo vedico. Cosa vuol dire Sì. vedico? Perché già sappiamo che c'è astrologia, che magari possiamo avere degli oroscopi. Invece vedico, che c'è di diverso? Allora, l'astrologia vedica è diversa perché è basata sulla Luna. Su che cosa? Sulla Luna. Sulla luna. Sì, siccome il nostro organismo ha 60% l'acqua e noi siamo sulla Terra dove l'elemento predominante è la Terra, ma anche l'acqua, allora l'astrologia vedica funziona molto meglio con gli esseri umani perché noi siamo sulla Terra. Astrologia moderna invece è basata sul Sole. Si tratta tanto i paesi, nell'astrologia mondana si può usare, e si parla tanto del proprio aspetto dell'anima, il viaggio dell'anima. C'è un proverbio, astrologia karmica. Allora, per esempio, mia moglie ha un'astrologa dell'astrologia solare. Lei fa le predizioni, io faccio le predizioni, le tecniche sono diverse, ma il risultato più o meno è lo stesso. Se ho sentito, se so bene, questo tipo di astrologia si chiama Jyotish. Jyotish, sì. Jyotish, questa è una parola sanscrita? Jyotir vuol dire la luce, Isha vuol dire Ishvara, vuol dire la fonte della luce. Il Jyotisha vuol dire la luce divina che aiuta gli esseri umani a vedere il futuro. In sé contiene tantissime
tantissime conoscenze. Per esempio, palmistry, no? Come vedere le linee e vedere il futuro, il passato, anche quella parte del Jyotish. Vedere sulle impronte del dito il futuro, si può fare l'oroscopo. Sull'occhio si può vedere dove stanno i pianeti. Fantastico. Allora, fisionomica. Sì. Basta vedere una volta la persona, si può capire quali pianeti sono difettosi, quali sono buoni, quali influenzano di più. E, c'è numerologia, sì, che i numeri, la matematica è la base di tutto ciò. Infatti ci sono scienziati che con la matematica hanno confermato che Dio c'è. Ah. No? Che possono proprio garantire che Dio c'è. Matematicamente si può confermare che c'è. Pazzesco. E ci sono altre conoscenze come Vastu, no? Questo è come organizzare gli spazi, sì, vitali in casa. Sì. Quindi noi possiamo come entrare... per esempio la parola Veda, vedi, che vuol dire la conoscenza. Come per esempio abbiamo Ayurveda, Dhanurveda, cioè come sparare le frecce, fare la guerra, no? Quindi posso dedurre che noi possiamo trarre qualche beneficio personale da questa scienza vedica. E certo. Di che cosa parla? Dove ci può aiutare questa astrologia vedica? In che campi, in che ambiti della nostra vita? Soprattutto astrologia vedica si parla, ci sono vari benefici che si può prendere dall'astrologia vedica. La prima cosa è il futuro. Ognuno vuole sapere cosa succederà. Ovviamente la prima domanda. La seconda domanda, perché? Perché nella mia vita succedono le cose anche se io non lo voglio? O anche se io voglio ma non succedono? Qual è la causa? Qui entriamo nell'argomento del karma. E poi, parlo solo del futuro o anche sapendo anche il passato? Quindi se io non conosco lei, non ho visto lei per la prima volta e mi dice la sua data di nascita, io posso già sapere cosa c'è stato nella sua vita e quello che sarà. Io inizio le mie consultazioni astrologiche così, quando faccio una Skype, no? O su WhatsApp, la prima cosa che dico, le cose, cioè prima di fare le predizioni, io guardo l'oroscopo e dico, nella sua vita è successo così, 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 relazione con madre, con padre è così, è stato un periodo così, così. La gente dicono, sì, è vero. Solo dopodiché noi iniziamo a parlare del presente e futuro. Ok, quindi questo è importante, fare un po' di premesse. Certo. E cosa riguarda noi come società? Perché noi stiamo avendo questo momento un po' particolare, un po' tanto particolare, e quindi molte persone sono spaventate, si sentono poco stabili, senza i punti di riferimento soliti. E ci può dire due paroline su questa situazione? Questa situazione in quale noi ci siamo adesso è stata combinata, cioè, diciamo, è stata attivizzata da da un'eclissi. Eclissi? No, è un virus? Non è un virus. Dicono che è un virus. I pianeti governano 5 elementi. Fuoco, terra, acqua. Anche come nella conoscenza cinese. È questa combinazione che crea o il beneficio o il problema. Infatti l'eclissi solare e l'eclissi lunare definiscono quasi il nostro futuro per i periodi di 3, 4, 6 mesi, diciamo, di questo periodo qua. E quindi c'è stata questa combinazione dove ogni tanto, ogni 100 anni, i pianeti si stanno messi in tale modo che provocano le difficoltà in società. Ogni 100 anni? I più pianeti grossi e lontani, come il Giove, Urano, Plutone, no? Saturno, sono dei pianeti molto lenti.
Cioè la Luna, per esempio, passa un segno in 2 giorni e mezzo. Saturno passa in 2 anni e mezzo. Wow. Quale effetto può dare transitando un segno il Saturno e la Luna? Quindi tutto dipende da... Ha detto che ha iniziato dall'eclisse. Sì, tutto dai combinazioni dei pianeti. E quindi noi dobbiamo aspettare che questa combinazione cambi proprio per... E quando sarà? Sì. Allora, io mi sono fatto un po' di appunti per fare solo, diciamo, brevemente capire che cosa succederà nei prossimi 6 mesi. Se volete scoprirlo, facciamo insieme. Va bene, proviamo. Siamo sono curiosa. Allora, facendo la premessa, no, delle cose che ho già parlato, del passato e presente, adesso abbiamo Venere, che è molto composta. Sta nel suo stesso segno e sta insieme con il Sole. No, ma è ritrogrado. Ritrogrado da cosa vuol dire? Venere è tutto ciò che, diciamo, per godere. La bellezza, la natura, i viaggi, vacanze. Tutte cose, no, belle. Il godimento dei sensi. Perfetto. Il sesso, amore, sentimenti, soprattutto. Anche la Luna governa sentimenti, ma sentimenti amorosi. Adesso Venere è ritrograda, vuol dire che c'è difficoltà in tutto ciò. Venere adesso sta insieme con il Sole. Se le persone, per esempio, hanno Venere situata bene nell'oroscopo, allora loro possono sperimentare un aumento del libido. Se invece è messa male, ci cala proprio, non c'è proprio voglia. No? Poi, Giove adesso sta in un segno di debilitazione. Giove governa i mercati, i soldi. Infatti, non ci stanno. Tutto bloccato adesso. Tutto bloccato, ma non per tanto. Dal 14 giugno al 1 agosto tutti i governi potranno avere la difficoltà di gestire le situazioni, soprattutto le situazioni di emergenza, relazione con il popolo, relazione con quelli che hanno i soldi, sarà un po' di difficoltà. Ci saranno le riforme che non tanto saranno per il bene dei cittadini. Che strano. Io non parlerò dei pianeti di Italia, perché tanto non si capisce questa come una... Cioè, come se io inizio a parlare della chimica, ma... Sì, magari con più i termini. Non cose serve. Pratiche. Sì, io dico solo i risultati che si può aspettare. Ci potranno essere leggi che non tanto al favore della gente. E la gente non saranno molto soddisfatti con tutto ciò. Strano. Che si possono ribellarsi. L'ego delle persone potrebbe essere danneggiato. Il loro futuro, le loro aspettative. No? Dal 15 maggio al 30 giugno sarà proprio un periodo difficile nelle relazioni familiari, soprattutto. Le coppie che stanno insieme potranno o superare questo ostacolo andando in profondità, cercando di capire ognuno le nostre esigenze, o si lasciano. Quindi infatti, dipenderà per esempio, da che cosa dipenderà? Sì. Dal livello di consapevolezza delle persone? Le persone stanno troppo tempo insieme. Non si sopportano più. No, però sì. Però detto che alcune coppie potranno superare questa crisi, alcune si lasceranno. Sì. Quindi da che cosa dipende? Se stai nel gruppo A o nel gruppo B? Dipende dalla quantità del lavoro interiore che ognuno No, dell'amore. fa, diciamo, in questo periodo. Non Non dell'amore. dell'amore, L'amore è fondamentale, ma il problema è che il nostro amore è condizionato dall'egoismo. Sì, diciamo non è l'amore vero, è incondizionato. Sì, perché se amore è motivato, contaminato dall'ego, che sarà in difficoltà perché il Sole in questi prossimi 3 mesi non sarà, cioè, starà insieme con Mercurio e Raho, i
i pianeti che danneggiano tanto il Sole. Il nostro ego sarà tanto danneggiato. Allora vuol dire che noi avremo tante difficoltà di trovare accordi sui stessi punti di appoggio. Non troviamo le connessioni. Capito. Cerchiamo di dare informazione, arrivare con informazione, spiegare le cose alle persone che stanno più vicino a noi, anche i bambini soprattutto, ma loro non ci sentono. Questo provoca il conflitto. Claro. Okay. Allora, poi, Venere governa il sistema immunitario. Infatti, se noi vediamo adesso, la gente risparmia. Comprano le cose che durano tanto, farina, vogliono con... chiudere il buco del problema mangiando le cose sporche, il chips, i crackers, tutto cose che non capito. Dolci, si sentisce il fegato, dolci, grassi. Grassi pesanti, fritti, sì. Siccome il Giove governa i dolci e i grassi, adesso è danneggiato, questa tanto sporca, che cosa? Fegato, e aumenta il livello di grasso. Il corpo. Quindi non siamo noi, è sempre Giove che sempre pianeti, però, a posto. Però ci conducono a fare certe conclusioni e scelte. Quindi dici, giusto? Ci sono alcuni periodi quando è più semplice stare dieta e ci sono alcuni periodi... Sì, magari è utile stare... Allora ci do proprio un life hack per le donne. Yes. Se volete stare bene... in forma. Seguite. Se volete mangiare le cose grassi, gelati, no? Ok, dovete sapere quando. Sì, dovete mangiare quando è luna calante. Quindi quando due luna crescente e luna piena. No. Sì, proprio così. Perché se voi mangiate quando la luna cresce, tutto ciò va nel liquidi e rimane sotto la pelle della pancia. Quello è il problema. Buono sapersi, ci proverò. Se volete esagerare un po', no, sì. Lasciarsi andare, meglio fare quando la luna è calante. Grazie, okay. Stupendo questa cosa. Poi, andiamo avanti. 5 giugno noi abbiamo l'eclissi lunare, che definisce tanto stato mentale delle persone. In questo periodo la luna sarà molto afflitta. Questo vuol dire che le nostre emozioni saranno un po' depresse, soprattutto dei bambini e le mamme, perché luna governa le donne, ma governa anche la mente in generale di tutte le persone, anche i liquidi. In questo periodo è molto auspicioso di andare proprio la mattina presto o di sera, uscire di casa, respirare, muoversi. Spegnete informazioni, non vi abbuffate di informazioni, perché informazione sarà tanto, tanto, tanto falso in questo periodo. Poi, cercate di essere sul positivo. Se parlate, cercate che la ultima nota sarà sempre con segno più. E questo è determinante in questo periodo. Sarebbe auspicioso di fare tante, tante iniziative molto positive che sono indirizzate verso il sociale, verso l'aiuto a altre persone che avranno difficoltà di trovare le persone che ci possono ascoltare, con chi si può condividere emozioni. Se qualcuno, se voi siete psicologo, un consultante, un trainer, un coach o qualcosa del genere, fate le cose proprio gratis per le persone che possono venire. Loro saranno poi, quando tutto si smuove, saranno i vostri clienti. Quindi, sarà così? Quindi dare di più, in questo dare di più, gratis, più beneficenza. E quindi questo come viene condizionato? Cioè, come capite, c'è un pianeta che condiziona questo stato. E ora stiamo parlando di Saturno? No, della Luna. Ah, della Luna. Della Luna. Eclissi vuol dire Luna Rahu. Rahu mangia la Luna. C'è un life hack per stare bene nella salute. Quando c'è eclissi, cercate di avere stomaco vuoto. Non mangiate prima, perché tutto il cibo che sta nel corpo, nello stomaco, diventa tossico, diventa velenoso. Quindi, massimo che potete fare, bere. Non guardate la luna.
Se no, Rahu, questo pianeta che distrugge, che coinvolge, sembra che è un serpente, no? Che inietta il veleno, no? Nei liquidi. Lui cerca di capovolgere tutti i sistemi dell'organismo. Quindi questo, allora, il 5 giugno è il giorno di digiuno. Tutto il giorno? Se riuscite, meglio. Se riuscite, meglio, se no l'acqua. L'acqua e frutta. L'acqua e frutta, la frutta va bene. Niente grani. Grani. Mm-hmm. Ovviamente non parlo di carne, pesce, queste cose, perché io, cioè, queste cose proprio rappresentano Rahu. Niente alcol, soprattutto. Ok. Poveri noi. Poveri. Poi andiamo avanti. Dal 19 giugno Marte entra nelle pesci. Non è un segno dove lui si sente molto bene, ma soprattutto sarà ampia afflitta da Rahu e Mercurio. Che cosa? Cosa vuol dire nelle parole normali? Sì, nella nostra lingua. Ci sarà tanti ansi. Le persone saranno un po' scocciate. Vorranno agire, ma non avranno la possibilità. Allora, questo può far crescere le tendenze di fare rivolte nelle reti sociali, nella realtà, dimostrazioni, manifestazioni. Manifestazioni, confronti con governo, cioè la rabbia esce fuori. Quindi, in questo periodo c'è un mantra speciale che si chiama Om Kuja Devaya Namaha. Kuja Devaya. Questa mantra proprio. Sì, Om Kuja Devaya Namaha. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una mantra che armonizza il Marte. Marte. Un'altra cosa buona in questo periodo è cercare di mangiare 80% di solo crudo, che purifica il fegato e abbassa la nostra rabbia. Questo periodo stavamo parlando da quando? Dal 19, dal 19 giugno fino a? Giugno, 20. Giugno in poi. No, più o meno un mese. Ok. Ok. Luglio la gente non, sì, la gente non saranno molto contenti con questo lockdown. Cioè, se prima stavano tranquilli, adesso non ce la faranno più. Vorranno smuovere le cose. Quindi guardate i news, ma non vi coinvolgete troppo. Poi, andiamo avanti? Sì, andiamo. Siamo pronti. A tutto. Da primo agosto Mercurio e Rahu sarà in bilancio. Tutto questo periodo, da adesso fino primo agosto, non bisogna iniziare niente di concreto. Se voi volete far partire un progetto. È il corridoio di eclissi, si chiama o no? No, corridori delle eclissi sarà più. Sì, sarà in questo periodo, Dal ma poi 5 io lo. giugno. No, 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 io il corridoio lo spiego, sarà dal 21 giugno. 21 giugno inizierà il corridoio delle eclissi, ma io voglio prima spiegare una cosa su questo Mercurio Rahu. Se volete fare la pubblicità dei futuri progetti, no? Questo è un periodo molto auspicioso, da adesso in poi. Ma solo le cose che si partono da agosto. Ok. In questo periodo è meglio pianificare le cose, fare la D'accordo. strategia, scrivere marketing plan, fare un'idea concreta sul design dei futuri posti. Addirittura. Però questo dal 5 giugno, quindi fino al Sì. 5 giugno abbiamo tempo. No, questo è fino primo agosto. Sì, ma Da adesso fino primo da agosto. adesso da quando? Da oggi o dal 5 giugno? Anche da oggi. No, Sì, no. siccome il periodo auspicioso è iniziato ieri, proprio ieri, 29. Se voi Ok. volete diffondersi nelle mass media, adesso fa benissimo, ma non progetti, diciamo, nella carne, no? Non so, per esempio, volete Ok, di aprire un sostanza. negozio? Sì, ho Sì, le cose capito. materiali.
se i progetti sono di informazione, mass media, informazione, sì, marketing o qualcosa del genere, se il vostro business sta sul web, solo sul web, non sulla terra. Perfetto. Ah sì, ok. Sì. Si può far partire con tutti i progetti possibili. Anzi, se voi notate, adesso tutti quelli che sì, prima lavoravano sulla terra sono tutti andati sul web. Sì. Infatti tante persone hanno dovuto cambiare completamente mentalità e iniziare a imparare come si fa. Ne sappiamo qualcosa. Ok, sì. E quindi Erraco è una pianeta che vuole, che funziona come il vento, che vuole prendere il possesso. Adesso sta nella bilancia insieme con Mercurio, che sta nel suo stesso segno. Vuol dire come soffiare nel fuoco, no? Il fuoco si aumenta. Sì. E quindi adesso è un periodo buono per la pubblicità. Dal punto di vista dei leggi del governo, dei vari governi del mondo, è un periodo difficile adesso, perché è molto influenzato dai lobby, da vari personaggi che vogliono appossessarsi dei futuri leggi per il suo bene. Certo. E infatti i politici stanno adesso coinvolgendo il popolo, no? Per farsi promuovere, no? Ma non è molto... E visto che parliamo del periodo estivo, per il popolo. Visto che parliamo, sì, di questo periodo estivo, già non sappiamo quanto possiamo muoverci. E lei ci consiglierebbe di spostarsi, di pianificare qualche viaggio per questo periodo? Oppure noi ci stiamo sempre buoni e tranquilli a casa? Se voi volete, cioè è molto auspicioso adesso di andare fuori, non so, se uno ha una casetta fuori Roma, fuori città, in campagna, perfetto. Se c'è il fiume vicino, ancora meglio. Se non c'è casetta di fiume. Cioè, pianificare vacanze, pianificare di andare al mare, visitare un altro paese, parenti lontani. Spostamenti un po' più importanti. Si può fare. Si può fare, ma non trasferirsi. Ah, ok. Perché potrebbe essere molto cruciale per la vita. Se uno ha, per esempio, soldi in banca e vuole andare, non so, diciamo, per risparmiare e vivere in un altro posto, vicino al mare, per esempio, che tutto costa poco, si può fare. Ma, per esempio, non so, iniziare a fare il business, aprire agriturismo o qualcosa del genere, adesso... Tutto ciò fino a agosto sarà molto lento. Uscita da questa situazione, vera uscita, inizierà più o meno dall'ottobre e novembre. Anzi, in ottobre ci sarà ancora più difficoltà. Difficoltà? Parla un po' di lockdown? Cioè tipo... ci sarà un spirito di rivolta nella società. E quindi cioè, la gente non ci penserà neanche del business, aprire o qualcosa, perché ci sarà tanta, tanta paura, tanta insoddisfazione. Infatti sì, in questo periodo sarà molto opportuno proprio fare un shanti, relax. Poi parleremo del 21 giugno, abbiamo la parata dei pianeti, Luna, Rahu, Sole, Mercurio diventa retrogrado. Questo sarà proprio il momento delle rivolte nella mente della società. Rivolte positive o rivolte negative? No, proprio quelle positive faranno le cose positive. Ok. Quelle negative faranno le cose negative, ma soprattutto se noi vediamo che più o meno la società è divisa a, non so, 5 per 95%. Addirittura? 95 buoni? No, 5 buoni, ma 95 sono soggetti all'influsso delle informazioni generali. E quindi sarà una difficoltà. Questo sarà un periodo auspicioso di trovare informazioni quelle vere. Di non seguire tutti, ma cercare di capire da sole che cosa veramente sta succedendo e che cosa veramente reale. Soprattutto questo sarà il periodo quando ci saranno le tendenze di fare certe leggi che possono tanto danneggiare proprio la salute fisica delle persone, anche la società e il sistema finanziario.
finanziario in generale. Ci parlerai se io posso supponere che si parlerà anche della situazione di togliere i liquidi. La liquidità. E fare soldi elettronici. Si inizia veramente a parlare di tutto ciò in modo serio. Ma questo vuol dire ancora più controllo, ancora più tracciabilità. Sì. Sì, perché abbiamo una situazione planetaria molto tensa. Abbiamo una situazione tensa nel Scorpione. Scorpione è un segno di ombra. Tutto ciò che sta succedendo nei couloir, no? Nelle porte chiuse. I mass media non sa neanche cosa sta succedendo. Quindi questo sarà il periodo. Allora, in questo periodo fa molto bene fare yoga, iscriversi ai corsi, controllare la mente, fare il pranayama, spegnere il televisore. Buttare. Sì. Sì. Ah, vendere. Controllare emozioni. Importante. Ci sarà tanta forte tendenza della critica in questo periodo, quindi cercate di stare calmi. Soprattutto con i bambini, se avete. Perché la tensione dentro il nostro ego, siccome il sole sarà nel Scorpione, insieme con Ketu, afflitta da Rahu e Saturno farà un aspetto. Allora l'ego sarà tanto danneggiato, bisognerà proprio fare il massimo di non influenzare i suoi bambini, soprattutto con il nostro stato d'animo. Certo, che loro prendono tutto. Sì, perché loro giocano, loro fanno le cose, ma il nostro stato d'animo loro lo percepiscono da cuore a cuore. Vero. Ecco perché questo periodo è molto importante proprio fanno per noi stessi di lavorare sui nostri emozioni. Quindi, Om Shanti Om. Questo sarà il periodo. Il periodo non si sente. Sì, per esempio, siccome il sole sarà molto debole, il mantra Om Namo Narayana è molto auspicioso. Perché il mantra è proprio per il sole. Narayana rappresenta il sole. Sì, Om Namo Narayana. Narayana rappresenta il sole, l'atma, vuol dire l'animo, il nostro stato d'animo. O c'è un'altra mantra molto forte, Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Ramachandraya. Questa è ancora più forte, super forte. Se noi vogliamo aiutare noi stessi in questo periodo, possiamo fare questi due mantra. E basterebbe solo ascoltarlo su YouTube o dobbiamo proprio recitarlo? Se uno vuole ascoltare, influenzerà diciamo, il nostro corpo, comunque attraverso l'acqua. Tutto si influenza. Le vibrazioni. Okay. Sì, perché l'acqua contiene informazioni. Come un hard drive che registra. Ma se vogliamo per lavorare sul livello di anima, allora facciamo... Recitiamo. E quante volte dovremmo recitare il mantra? Si può iniziare domenica, perché è il giorno del sole, per 40 giorni. Allora tutto l'anno sarà... Una volta, vabbè. Basta dirlo? No. Bisogna fare tre giri da 108. Tre giri di che si cosa? Si prende quale giri? Del mantra. A casa? No, giri. Si può prendere rosario su del Rudraksh, Tulasimus, le perle, tutto ciò che avete. No? E 108 è un giro. Allora facciamo 108, poi 108 e poi 108. Mezz'ora al giorno. 300, 8 per 3, 24. 324 volte per 40 giorni. Sì. Un bel impegno. Bel impegno. Ma funziona, ci provate. Vedrete che la vostra vita cambierà. Nel modo molto possibile. Va bene. E quindi se cantiamo poco, recitiamo poco... Sarà comunque un effetto oppure o così? L'effetto sarà perché questi mantra sono molto potenti.
molto potente. Sono in nome di Dio. Dove c'è il sole purifica tutto. No? E Dio non è diverso dai suoi nomi. Om Namo Narayana. E poi il secondo mantra è? Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Ramachandraya. Rama Chandraya. E quindi qui chiama, richiama Rama e Chandra. Chandra vuol dire luna, almeno nello yoga. E perché si chiama il mantra del sole? Perché Chandra vuol dire la luna, Ramachandra vuol dire la luna di Rama. La luna, quindi la luna piena di Rama vuol dire sole? Sì. Sì. Complessa cosa. Rama nato nella famiglia di Surya Vamsha, del sole. Ah, è la stessa famiglia, sono parenti, diciamo. Sì, per esempio Krishna nato nella famiglia della luna. Ah, vuole sapersi. Chandra Vamsha. Cioè, come varie famiglie. Alexei, che dici se ora accendiamo i commenti? Sì, facciamo. Quindi noi siamo qui, se ci sono delle domande, e se qualcuno vuole sposarsi, fare figli in questo periodo, cosa ne dice? È specioso questo periodo per fare matrimonio. Sì? Sì, sì, che finché Venere sta nel suo stesso segno è molto specioso. Ah, quindi business no, sposarsi sì. Ma io credo che dopo questo lockdown, dopo 9 mesi di questo lockdown, ci avremo tanta crescita demografica. Ah, questo sì, perché non abbiamo avuto altre attività, dice. Perché la gente non ci sono visti prima, perché lavoravano, erano stanchi, adesso... Adesso sono riposati, hanno approfittato del momento. Sì, sicuramente. Allora, vediamo se ci sono c'è sempre il gap di un minuto, quindi mentre aspettiamo, volevo farle un'altra domanda. I tipi di consulenze che le persone potrebbero fare, cioè se io sono interessata a sapere di adesso abbiamo parlato un pochino in generale, cosa aspetta noi come società. Quanto è diverso per ogni persona? Cioè queste raccomandazioni? Non ci sono oroscopi generali. Se voi leggete, per esempio, prendete il giornale, guardate, i cancri in questo giorno faranno questo, è tutta una buffonata. Ah, no. L'astrologia non è così. E invece è tanto interessante ogni settimana leggere qualcosa sul cancro. Ma non è vero, perché abbiamo, vedete, in astrologia vedica funziona in tale modo che la nostra vita è influenzata non solo da quale grado, cioè dal sole in quale grado lui sta e come influisce ascendenti, no? Noi non abbiamo solo ascendente che governa il corpo, ma abbiamo la mente che è rappresentata dalla luna, il sole che rappresenta il nostro stato d'animo, abbiamo transiti dei pianeti, poi abbiamo i periodi di pianeti che cambiano secondo, cioè nei vari periodi del tempo di ognuno di noi. Ognuno di noi può nascere in un periodo dei pianeti particolari, no? E diciamo sperimentare vari periodi planetari nello stesso giorno. Per esempio, stessi canti o stessi leoni nello stesso giorno possono, diciamo, sperimentare assolutamente situazioni diverse. E non si può dire a tutti che succede quello. Mm. E non è possibile, proprio nel modo fisico. E da qui posso dedurre che anche le raccomandazioni che ha dato ora, in generale, per esempio per me che ho tutti i pianeti diversi, può essere... La situazione può essere il contrario? Dal punto di vista di movimento delle cose nella società, in un paese particolare, sì, questo potrebbe influenzare tutti noi. Certo. Noi abbiamo parlato della situazione globale adesso. Ho capito. Sì. Ma ognuno di noi
abbiamo varie situazioni. E non detto che... Oh, cioè, per esempio, in questo periodo qualcuno, no, come il capo di Amazon, per esempio, no? Ognuno di noi, abbiamo perso, lui si è arricchito in 132 miliardi di euro, di dollari, Sì, la no? situazione Non l'abbiamo è la... vista insieme con diversi punti di vista e di Sì, approccio. se lui fosse il È molto cancro chiaro. e tutti gli altri cancri, tutti i cancri dovevano essere ricchi, insomma, Sì. non è così. Sì. Allora, qui Non è chiedono così. fino a quando sarà retrograda? Chi? Chi sarà retrograda? Ricorda di cosa? Retrograda Venere. Venere. Io credo che si parli del Venere. Vedete, il Venere... Leggere dalla camera. Sì. Allora, ok. No, volevo scrivere i mantra, se noi possiamo. Non so come si scrivono i mantra. Abbassa un po' la Ah, camera. ok. E Così. volevo scrivere i mantra nei commenti. Il primo era Om Namo Narayana. Allora, Om Namo Narayanaya. Ok. Om Namo Narayana. E i numeri che abbiamo detto sono sempre gli stessi, tre giri da 108 volte, giusto? Sì. Se riuscite a trovare un rosario con le perle di rubino, quello sarà il migliore, radice di rubino. E si canta sull'indice. Le donne la mano sinistra, uomini mano destra. Perché l'indice governa il sole. Questa cosa non sapevo, quindi si fa come? Donne sulla mano sinistra, uomini sulla mano destra. Le donne, tutto ciò che entra nel corpo della donna, l'influenza dei pianeti entrano nella parte sinistra delle donne. Però così non è giusto, perché così è più I difficile per uomini noi. invece dalla parte destra. Ecco perché la moglie deve stare dalla parte destra del marito, perché abbiamo sole, luna, due lune insieme, poi il sole. Allora, il secondo mantra, Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Ramachandra. Ok, fatto. E se parlavamo qui delle pietre, ho visto che Sì. c'è un anello e queste pietre aiutano a armonizzare qualcosa? Sì, allora spiego un pochino. Le pietre sono i più forti, i metodi di rimedi, no? Immediati. Sì, immediati. Se noi mettiamo la pietra inizia a... Se noi prendiamo il sole, sole come una fonte di tutti i colori, sole in se stesso contiene tutti i pianeti. No? Sì, come spettro di colori. Se noi dividiamo spettro del sole possiamo vedere, no, l'arcobaleno. Ogni colore è corrispondente a una pianeta. Wow. Giallo a Giove, rosso a, cioè Ma arancione Marte. al sole. Rosso al Marte, blu al Saturno, no? Verde al Mercurio. Che forza. La stessa cosa, le pietre funzionano come i magneti. Se noi, per esempio, abbiamo nel nostro oroscopo certi pianeti sono buoni e certi pianeti si chiama, sono negativi e positivi. Se noi aumentiamo quelli positivi, allora le aree della vita che loro governano si aumentano e si amplificano nella nostra vita. Se noi mettiamo quelle negative, allora le aree della nostra vita che governano quei pianeti, quelle pietre, potrebbero distruggere quelle aree della nostra vita. La famiglia, la salute, il corpo, la carriera, il matrimonio, È i figli, incredibile padre.
quante pietre noi mettiamo senza essere consapevoli che influenza possono avere. Ecco perché è importante scegliere pietre nel modo giusto. Perché se pietra vostra vi darà solo bene, se pietra non è vostra vi potrà danneggiare tanto la salute e la vita in generale. Io ho avuto tantissimi casi del genere Questo nella vita. approccio per la vita è abbastanza, come dire, non è solito e È una scienza. bisogna crederci perché da subito noi siamo più abituati ad avere altri punti di riferimento. Vi spiego, vi do un esempio. La principessa Diana aveva Venere messa molto male, lei è molto bella, ma era danneggiata da Saturno. La Venere era il Marak, proprio il pianeta che ci portava la morte. Il suo amante ci ha regalato un anello con diamante proprio il giorno prima che è stato successo questo incidente. Un grosso anello con diamante. Alessandro Magno, la stessa cosa. Quando lui è arrivato in India, no, lui voleva conquistare l'India, il brahman del posto mi ha detto, non c'è problema, tu vieni in tale data, noi ti consegniamo le chiavi e tutto ciò che tu vuoi. L'India sarà tua. Lui ha detto, va bene, così io ci risparmio la gente, non devo combattere. Loro sono stati nel loro campo, hanno aspettato, i gioiellieri nel frattempo hanno fatto la corona, guardando il suo oroscopo, con tutti i tutte le pietre dei pianeti malefici del suo oroscopo. E nel momento quando hanno messo questa corona sulla sua Sono testa, coronato. lui ci ha perso la testa. E si dice che lui non è andato oltre l'India perché è stato conquistato in modo scientifico. Non sapevo questa storia, molto interessante, grazie. Così funziona. Qui chiedono come scegliere la propria pietra, come facciamo a sapere qual è la nostra pietra. È sempre dell'oroscopo. Sì, nell'oroscopo le aree, diciamo, positive sono la prima, quinta e nona casa. Nona è fortuna. Corrispondono a quale ambito della nostra vita? Stato La prima è il salute, status in generale, l'ego, sociale. no? La nostra Ah. immagine, status sociale. E la seconda casa, no, la quinta casa, l'educazione, figli, il nostro futuro, no? E la casa nove. E il bhagya vuol dire la nostra karma benefica delle nostre vite precedenti. Qui anche il padre e spiritualità. E Tutto ciò anche? che potrebbe, spiritualità e padre, tutto ciò che potrebbe cambiare la nostra vita. Lavorando in queste 3 aree, noi possiamo cambiare la nostra vita. Infatti il karma non è 100%, 50%. 50, noi possiamo cambiare 50, non possiamo, come non possiamo cambiare i nostri genitori, il nostro corpo. Io sapevo la proporzione 9, 98% per 2, che fossero solo 2% da poter cambiare. Però se si dà 50 è già una buona cifra. 50%, ma il problema è che è il karma, sapete che cos'è il karma? Karma non è quello che succede. Ma quello in quale stato mentale noi saremo in particolari periodi della nostra vita. Se noi analizziamo la nostra vita, possiamo vedere che certi periodi di tempo noi siamo più lucidi, più entusiasti nella vita. Tutto dipende dai pianeti, come influenzano la nostra mente. E ovviamente secondo quello noi facciamo le nostre scelte nella vita. Se noi siamo entrati in un periodo di Saturno che è messa male, entriamo in depressione, roviniamo a Sarà relazioni. ancora peggio, dice. Sì, diciamo che futuro possiamo aspettare di buono? Perché noi entriamo nel stato mentale di una vittima, no? Che tutti nel mondo mi creano problemi. Invece, se uno entra in un periodo del sole che è messo bene nell'oroscopo, allora inizia il movimento, inizia a fare le cose positive, essere capo di squadra, va avanti, progetti qua, là. Le connessioni, i viaggi in altri posti. Tutto cambia così. Quindi, per scegliere la nostra pietra, dobbiamo fare un oroscopo. Bisogna vedere l'oroscopo perché non si può dire per e tutti ascendenti la stessa cosa, perché anche se
reggente della casa prima, quinta o la nona, no? È buono, è benefico per noi, ma se in caso che ha una influenza particolare dei pianeti malefica, se ci sono due malefici che ci guardano, e diventa malefica. Non possiamo aumentare. E quanto è importante sapere la data, non la data, l'ora di nascita? Quando è facciamo molto importante. È molto importante. Quindi se non ce la ricordiamo... L'ora e i minuti. Basta andare a prendere il certificato di nascita con ora di nascita. Ah, esistono? Certo. Non sapevo. L'archivio mantiene informazioni per 70 anni. Okay. 70-80 anni. Quindi se non abbiamo l'ora di nascita è inutile che facciamo l'oroscopo, giusto? Bisogna fare la rettifica e la rettifica è un processo abbastanza complicato. È lungo. Okay. Si può fare, ma è molto complicato, lungo e anche costoso. Addirittura. Meglio prendere il certificato di nascita. Ma io credo che a giorno d'oggi ognuno possa fare. Basta fare una delega e un familiare, una persona può andare a prendere. Ok, grazie. E andare a fare il nostro oroscopo personale, questo vuol dire, diciamo, aiutarci a risolvere i nostri problemi, essere un po' indirizzati, guidati, o vuol dire soddisfare le nostre curiosità e sapere qualcosa di più su di noi? Come andare dal dottore? Se voi andate dal dottore dicendo, dottore, mi faccia analisi, vedi se c'è qualcosa che non va con me, no? Mm-hmm. Anche se io mi sento bene. Ho capito. È più o meno la stessa cosa. Se c'è la difficoltà, se c'è già situazione che ti spinge a fare a muoversi, allora quello è il momento. Mm-hmm. E quindi le difficoltà quali possono essere? Difficoltà, l'oroscopo, allora formuleremo... Che ci possono spingere a... Possiamo... Sì. Non riesco a sposarsi. Ah. Per esempio, tutti gli uomini mi guardano ma non mi avvicinano. O per esempio cambio le donne ma non trovo quella mia. O per esempio non riesco a avere figli. O per esempio non so dove vivere. Non so quale educazione devo prendere. Questa è una domanda molto spesso viene proprio dalle mamme, no? Che quando hanno i figli vogliono bene, sanno che ognuno di noi ha un talento particolare, ma non sanno in quale ambito, dove impegnare i soldi, i futuri fondi per farlo crescere e farlo fiorire lì dove il suo destino, ma non in quello sbagliato. Ci sono milioni di persone che hanno preso la laurea, ma non lavorano mai secondo quell'ambito. Sono tutti anni e soldi persi. O per esempio le donne che non riescono a concepire. Qual è la causa? Pianeta. Da come sto astrologia capendo? Pianeta, sei responsabile di tutto. Ci sono due cause. No, i pianeti funzionano in tale modo che ci ridanno indietro il nostro karma, che noi abbiamo guadagnato. Loro non sono responsabili, loro quelli che ti ridanno, come la banca. Tu vai, se hai soldi in banca, vai in bancomat, lo prelievi, ma se non ce l'hai, tanto è inutile andarci. Diciamo, ad aggredire il banchiere o quello che lavora lì perché lui non ci dà soldi se sul conto tuo non ci sono soldi. Non funziona così. Ho capito. Questo esempio è molto chiaro, nel senso se puoi aspettare ad avere qualcosa. E Sì. Ecco. se hai un credito, e noi parliamo di questo credito accumulato quando? Nelle vite precedenti. Per Ah, quindi qui esempio, bisogna una anche donna. crederci, però Situazione molto semplice. Una donna nella vita precedente era una donna, aveva 10 figli, si è stancata così tanto che ha avuto unico pensiero di non avere più figli. E diciamo, si è programmato un quindi po'. si è programmato in questa nascita e lei non riesce a concepire perché era stanca della vita precedente. Non accettava il fatto di avere tanti figli con l'amore, ma ha fatto crescere e maturare dentro di sé una samskara, un imprint Un intento nel forte. cervello, nel corpo sottile, che in questo caso, in questa vita,
prendendo un altro corpo femminile, non riesce a usufruire di questa cosa. E invece se uno non riesce a trovare un partner? È stata bloccata. Se uno non riesce a trovare il partner, bisogna vedere qual è la causa. Perché ci possono essere complicazioni con il modo di comportamento dei genitori. Potrebbe essere maledizione del lineage proprio, no? Ci sono le difficoltà che possono venire, non so, i padri, non so, io per esempio ho avuto un caso, i padri muoiono, i uomini, e muoiono sempre a 40 anni. Nonno morto così, padre morto così, lui morto così, no? I loro figli fanno. Perché ci sono maledizioni, bisogna vedere l'oroscopo, qual è la causa e come spezzarla. Capito. Se il karma è 100% vuol dire che non abbiamo più scelta. Ma in realtà abbiamo la scelta e possiamo farlo smontare. Le faccio un'ultima domanda un po' provocatoria. Ok. Se vado da lei e lei mi dirà, guarda, tu quest'anno avrai questo, tu quest'anno perderai questo. Quanto questa prognosi sarà affidabile? Diciamo, possiamo vedere questo oroscopo con indicazione o quante c'è possibilità poi di modificare quello che sarà detto? Io raramente dico quello che succede. Io soprattutto dico quali saranno le tendenze mentali. Che poi sarà la causa delle nostre scelte. No? Ci sono tre livelli di karma. Sthira, quella che è proprio fissa. Qui non puoi scegliere niente. Puoi scegliere solo il modo di comportamento, o di accettare nel modo giusto, o di contrastare, no? Opporsi. Ma comunque la cosa succede. O per esempio quella seconda, dove tu puoi smuovere le cose, puoi modificare il karma, magari spostandosi in un altro posto, in un altro paese. No? Vivere per esempio in Africa nella situazione del conflitto, della guerra, e in Svizzera è diverso. No. Se uno si sposta, uno subisce subito l'effetto del posto. Sono misure abbastanza radicali. Sì, ma quelle che ci possono permettere possono farlo. D'accordo. O per esempio un'altra variante, che il karma è leggera, che passa solo per la mente, ma non cambia la vita. Bisogna vedere qual è il karma. Capito. Il livello. Quindi sempre lavoro un po' personalizzato, individuale. Sempre personalizzato, sempre. Mai impersonale, questa è una scienza personale. Alexei, noi abbiamo un minuto e qui c'è Teodoro Corvino che ha chiesto come si fa a sapere perché non si può avere qualcuno. Magari possiamo dire che Alexei ci lascia i suoi contatti e noi li pubblichiamo nella storia e poi se qualcuno volesse approfondire può contattare Alexei e per ora dobbiamo salutare. Grazie, è stato molto esplicito, molto chiaro e io mi sento, almeno io personalmente mi sento più tranquillizzata già sapere che non sono io da sola a preoccuparmi del futuro. Sapere che non sono sola già mi aiuta a sentire in compagnia. Vi ringrazio tanto per l'invito. Grazie a lei e ci vediamo ancora con i prossimi appuntamenti. Sì. Buona giornata. Arrivederci e buona fortuna a tutti.